dunque anche a Crotone con la 4-3-1-2. In difesa torna a disposizione Gravion, provato in questi giorni da terzino destro. In tal caso giocherebbe al posto di Ciofani. Non è un'ipotesi da scartare. Al centro della retroguardia ha favorito Campagnaro in coppia come Foggia con Scognamiglio. Immediata chance dal primo minuto per Luca Crecco. L'ultima volta a Perugia, ma da esterno alto del 4-3-3 lo scorso 2 dicembre. Tra le linee conferma per Marras, la classica sgambatura in famiglia di metà settimana. Non hanno preso parte Mancuso e Melegoni, causa febbre, Brugman e Del Grosso. Se il 7 biancazzurro non ce la dovesse fare, ha già saltato 3 allenamenti. Spazio a Sottile, il classe 99 è arrivato in prestito dalla Fiorentina. Agirebbe al fianco di Monachello. Il capitano è alle prese con una contusione all'altezza del tendine d'Achille. Sul suo recupero si nutre ottimismo. Certa invece la defezione di Cristiano Del Grosso. Per contro il Crotone, terz'ultimo in classifica ma in ripresa e imbattuto nel nuovo anno. 3 pareggi e un successo esterno al Cabassi di Carpi. Strappa deve rinunciare a Nalini, Tripicchio, soprattutto allo squalificato Rodien. In compenso recupera Simi, assente a Verona per influenza. 3-5-2 il sistema di gioco. Davanti a Kordaz, Vaisanen o Cuomo con Spolli e Golemic nel cuore del reparto arretrato. Sampirisi e Milic sulle fasce. A centrocampo Benali regista. Al suo fianco Barberis ed uno tra Molina e Firenze che ad oggi sembra in vantaggio. Davanti il rientrante Simi, al fianco di Pettinari ex al pari di Benali e appunto di Giovanni Strappa.